Comunità energetiche rinnovabili, istruzioni per l'uso. Questo è il titolo del convegno alla Casa dell'Energia organizzato dopo che la Commissione europea ha autorizzato il provvedimento italiano per finanziare con incentivi e contributi a fondo perduto le comunità locali per sfruttare l'energia rinnovabile. Si parte per un nuovo progetto di condivisione dell'energia. Ovviamente che parte da questo progetto che è dal 2016 un gruppo di autoconsumo collettivo che dà energia appunto ai partner che si trovano all'interno e che vorrebbe mettere a disposizione nuova energia da condividere con la città. Abbiamo bisogno degli enti amministrativi, in primis il comune di Arezzo, poi ovviamente sono presenti la provincia e la regione per cercare di fare questa attività nell'interesse dei cittadini e ovviamente in particolare nei cittadini che hanno dei problemi di povertà energetica. In questo momento sappiamo essere in Italia più del 10%. Un incontro organizzato assieme ad Ecofuturo. Sono venuti tanti di quelli che hanno proposto comunità energetiche in questi anni, anche con polemiche che abbiamo fatto, ma alla fine ci stiamo ritrovando all'interno di un'idea progettuale che mi pare possa diventare il sale anche di unità di una comunità. L'importante è farle sul serio. E la seconda questione, bisogna che la gente ci investa nella comunità energetica. Proprio all'interno della Casa dell'Energia nascerà uno spazio dedicato alle comunità energetiche rinnovabili. Noi avremo il contatto di tutti coloro che vogliono partecipare alle comunità energetiche, privati, commercianti, artigiani, eccetera, e mano a mano, identificando dove abitano, daremo vita progressivamente a comunità energetiche, perché le comunità energetiche si possono fare all'interno di una cabina primaria che riguarda circa 20.000 abitanti. Con questa operazione noi facciamo in modo mano a mano di far partecipare tutti, ovviamente con soluzioni diverse.